Ciao a tutti, è la fase pomeridiana, possiamo dire quella finale, siamo agli sgoccioli di questo Hack Waste Rome, uno speed hackathon che è stato promosso dal Future Food Institute insieme al MIPAF e al CREA. Siamo qui con Fabio Biccari che chiaramente sta dando un contributo importante ai ragazzi della Dot Academy, ricordiamolo Fabio Biccari, e io volevo chiederti quali sono le risposte dei ragazzi in questa giornata che si sta svolgendo a ritmi veramente velocissimi, e se hai, senza chiaramente spoilerare nulla, trovato qualche idea particolare. Ma la cosa che mi sono reso conto soprattutto è che i ragazzi sono partiti inizialmente dal ricostruire l'idea già iniziale della startup o dell'azienda. E quando poi dopo si sono resi conto di dover stravolgere un pochettino il concetto e quindi dover lavorare con le loro idee, sono iniziate a venire fuori delle cose interessanti, e quindi portare un concetto anche un pochettino quella parte di comunicazione e digitalizzazione che molte aziende, soprattutto in ambito della ricerca, inizialmente non pensano. Ecco, la peculiarità di questo vostro hackathon e di questo vostro contributo sembra essere quello di mettere in condizione dei ragazzi, degli studenti, di lavorare su un'idea preesistente con la consapevolezza di non cancellare quello che esiste ma di aggiungere, e in questo c'è una forte vocazione digitale. Sì, la cosa è anche cercare di capire, di supportare la parte di comunicazione, perché quello che è uscito fuori è che ad esempio alcuni prodotti che ormai funzionano, le aziende sono avviate, quello è il fatto che non sapevano bene come comunicarlo, perché il mio prodotto io lo conosco, ho i miei interlocutori, però se io lo devo far capire, voglio ampliare il mio mercato, questo è più complesso, e quello che sta uscendo fuori è proprio questo. Come arrivare a comunicare sui vari strumenti, sui vari canali, queste tipologie di prodotto. Ringraziamo Fabio Biccari e vi invitiamo a seguire tutti gli highlights e anche i vincitori. Tra pochissimo ci sarà la premiazione di questo Hack Waste Rome. Grazie Fabio.